Grazie. Allora, sono qua oggi per un nuovo video perché mi è arrivata la My Favorite Box. Eccola qui, bellissima, un po' rosa, quindi mi piace ancora di più questa. Sempre come al solito con il magnete, in modo che la si può riutilizzare per metterci dentro quello che volete, ovviamente. Io sicuramente ci sistemerò i miei trucchi. E dentro c'erano un bel po' di prodottini, in più parlerò di un piccolo haul. In questi giorni ho fatto un po' di compre, qualche prodottino e ve ne parlo magari dopo. E quindi voglio presentare un attimo i prodotti che ho trovato dentro la My Favorite Box. E ovviamente come al solito sotto qua nel box informazioni vi lascerò il link se volete abbonarvi alla My Beauty Box o comunque semplicemente comprare nella loro sezione shop, vi lascerò il link sotto. Io ve lo straconsiglio ragazze perché i loro prodotti sono veramente fantastici, buoni, 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 meravigliosi. E niente, allora il primo prodotto di cui vi volevo parlare è questa qua, questa crema. Della Genial, hanno una linea dermocosmetica d'avanguardia che propone prodotti di alta qualità, caratterizzati da formulazioni essenziali, non aggressive e prive di coloranti, prive di emulsionanti e di additivi chimici. Ma questa crema in particolare, che ho trovato dentro, ovviamente è un 20 ml, un campioncino. L'azione sinergica dell'acido ialuronico e della vitamina E è in grado di conferire alla pelle un'intensa idratazione, associata a un'efficace azione antiossidante capace di ridurre i segni di stress e di fatica, garantendo un'immediata sensazione di pelle morbida, setosa e luminosa. La sua formulazione essenziale non untuosa, priva di coloranti ed emulsioni chimici, lo rendono particolarmente adatto alle pelli sensibili e anche al trattamento delle zone più delicate. È ottimo come base pretrattante perché conferisce un rapido assorbimento delle creme da giorno. È consigliato per il trattamento quotidiano delle pelli sotto stress. Presentano segni di secchezza, di sensibilità e arrossamento. Applicarla più volte al giorno massaggiando delicatamente le nostre creme d'abitudine. Il full size in farmacia online sulla Prigen costa 69,95 euro. E questo era il primo prodottino che ho trovato di cui vi volevo parlare. È fantastico, lo sto usando questi giorni prima delle mie creme e è veramente favoloso. Ha un profumo di oliva, di olio d'oliva, è veramente eccezionale, ragazzi. E poi non mangia, quindi è fantastico anche per chi ha la pelle grassa. Ho trovato sempre il campioncino di questa crema anticellulite intensiva della Verde Oasi, che è quella con cellule staminali vegetali e caffeina per una silhouette effetto bikini. E in farmacia si trova quella da 200 ml, loro mi hanno mandato questo campioncino da 10 ml. E questa specialità, grazie alla sua formula super concentrata, è appositamente studiata per combattere efficacemente gli anestetismi della cellulite e della adiposità localizzata. Si dimostra perfetta anche come trattamento rinormalizzante dell'aridità cutanea e della lotta contro i radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento precoce. Il full size si trova in farmacia o nelle parafarmacie e 200 ml costa 58,62 euro. Poi ho trovato sempre questo campioncino che è un fondotinta della Sesmir, il Velvet Touch. Questo è il colore è il 209 e se anche tu cerchi un incarnato omogeneo, delicato e senza imperfezioni, insieme ad una sensazione di grande comfort, era chiuso in questo fondotinta, il Velvet Touch della serie. È un fondotinta di ultima generazione che unisce al risultato impeccabile un effetto di massima naturalezza, arricchito con pigmenti ultra micronizzati. Velvet Touch regala una copertura sofisticata e modulabile, in grado di cancellare le imperfezioni senza soffocare le sfumature del viso, che appare immediatamente uniforme, rinforzato e straordinariamente disteso. Grazie infatti alla presenza di polveri siliconiche mixate con polimeri ad azione filmogena, Velvet Touch crea un velo leggero e traspirante ad effetto filler, che agisce direttamente sulle rughe superficiali, riducendone la profondità e creando un incarnato delicato e vellutato. La textura spannosa e scorrevole ti assicura una facilità di stesura e una tenuta che non richiede ritocchi per tutto l'arco della giornata. Parola di pelle grassa.
e fa sì che Velvet Touch durante l'applicazione non si sovrapponga alla pelle, ma si fonda con essa, eliminando così la sgradevole sensazione del viso sentito dal fondotinta. È soffice, impercettibile, ma assolutamente performante. Velvet Touch è il fondotinta adatto a tutti i tipi di pelle, ideale per chi ricerca un risultato di perfezione naturale e sofisticata. In parafarmacia al prezzo di 25 euro. E mi sto trovando veramente molto bene con questo fondotinta. Il colore che mi hanno mandato ovviamente è leggermente troppo scuro per il momento, ma lo sto mischiando a un fondotinta che sto usando in questo periodo, che invece è troppo chiaro. Ma è veramente favoloso. Poi, sempre della Zephyr, ho trovato anche questo ombretto, questa micro palettina, che ha quattro colori. E comunque poi vi metterò le foto anche del make up che ho realizzato con questa. E c'è un blu e sono tutti brillantinati, satinati. C'è una sorta di grigio con una punta di celestino all'interno, un grigio e un nero. Carina anche, soprattutto perché è comoda per portarla appresso, non è come quelle solite palette giganti che è un po' un problema portarle con sé. Questa è piccolina, concentrata e si può portare appresso tranquillamente. Poi c'era un rossetto, eccolo qua, della Free Age. La linea Diamond. Eccolo qui. Questo è il colore, ovviamente poi vi metterò anche la foto di questo rossetto. E ha una texture morbida e cremosa ad azione levigante, che regala le labbra un colore intenso e a lunga tenuta. E la sua formula ad alta scorrevolezza ristruttura e protegge le labbra, assicurando comfort e idratazione per tutto il giorno. Declinato in 8 colorazioni per un trucco e adatto ad ogni occasione. Il colore che ho trovato io è l'11A. E non è un effetto matte, ha un effetto lucido sulle labbra. Ok. Poi c'era il mio preferito, questo shampoo dell'Equilibria, che è lo shampoo protettivo colore della Fitosinergia, quello che contengono aloe, argan e cheratina, e in più aiuta a mantenere il colore. In pratica, e la ricerca del benessere Equilibria si estende alla cura del capello e quindi nasce Equilibria Psicologica, una linea di prodotti che unisce l'esperienza del naturale allo studio del capello per un risultato professionale. Questo shampoo protettivo di colore unisce il complesso vegetale della fitosinergia e quindi contiene argan, aloe, cheratina vegetale da proteine del grano integrata e protegge il flusso del capello. È studiato appositamente per deteggere i capelli colorati, comunque proteggendone la normale brillantezza. Utilizzato con regolarità dona lucentezza, luminosità al colore e aiuta anche a mantenerlo nel tempo. I risultati nel tempo saranno una fibra capillare visibilmente migliorata, i capelli più luminosi e più facili da pettinare. Contiene un complesso melaninico che aiuta a perseverare i pigmenti del capello, un filtro solare che previene l'ossidazione del colore e la fitosinergia, un complesso vegetale ad azione ristrutturante. Ho trovato un full size, quindi 250 euro. Il prezzo è 4,99 euro. Allora, poi c'è dentro sempre un full size e quindi tanto ml e K-Pro cristalli liquidi. Cristalli d'azione, sigillante e lucidante, un fluido idratante che rinforza tutti i tipi di capelli luminosi e pettinati. Elimina e previene le doppie punte. E l'uso è semplicissimo, come tutti i cristalli liquidi, distribuirne qualche goccia sulle mani e applicarlo sulla lunghezza dei capelli, dai capelli umidi o asciutti a seconda del tipo. Il prezzo è 12,90 euro. Poi dentro hanno messo qualche altro campioncino e sarà per esempio questo bagno schiuma alla mela, carinissima la confezione, piccolissima piccolissima come lui e altri campioncini, tra campioncino di versione di aloe, anzi ne ho più di uno di aloe. Questa è aloe vera, eccoli. Poi sempre di Equilibria questa crema di bronzante intensiva. Non è mangiata la pasta, ma stasera ceni.
vi metterò comunque sempre le foto anche di queste. E questa crema contorno occhi antiossidante. Questo campioncino che ha un gel emolliente ammorbidente che previene i rossori e calma le irritazioni della rasatura. Sicuramente lo farò provare a mio marito. Questa che è una crema idratante viso all'acqua termale ed aloe vera. Io voglio un libro della mia. Questa crema anti-age super, super idratante. Vi metto comunque le foto, ragazze. E questo che è sempre dell'Equilibria, sempre con la tricologia dello shampoo, e questo però è anticaduta e rinforzante. Questo semmai lo do a mia sorella, io lo faccio provare a lei. E basta, questi erano i prodotti della My Favorite Box. E ovviamente ho scelto io i prodotti perché ce n'erano diversi, anche voi se la volete potete usarlo. E niente, ho provato già lo shampoo, il fondotinta, ero stesso, la cremina. Questa per la mia cellulite non basta, però voglio. E i cristalli liquidi, e sono tutti strafantastici veramente. Io sono stra innamorata dei prodotti della My Beauty Box, li adoro. E niente, quindi vi ricordo che sotto nelle informazioni e vi lascio il link se volete anche voi acquistare i prodotti della My Beauty Box o fare i vari abbonamenti con loro, o se volete semplicemente acquistare dallo shop. E poi qui vi voglio aggiungere un piccolo haul che ho fatto in questi giorni, niente di particolare, però erano cose carine e ve le volevo far vedere. Da Bottega Verde, siccome regalavano una borsa trolley con più il beauty case e mi piacevano, in più mi serviva anche per il fine settimana quando si va al mare, ho acquistato questa cipria, che ovviamente già ho usato, ha un profumo buonissimo, una cipria compatta, e questa è chiaro di luna, quella qui. Se volete poi anche di questa vi lascio le foto, semmai vi lascio le foto anche di questi prodottini. Una terra che ho usato anche questi giorni, è molto delicata, eccola qui, e questa è Terra Nocciola, è il nome. Due ombrettini mono, uno è questo, che colore è? 18A. Ah no, sai il colore? Rosa Tulle e Tortora, che è questo. Poi vi farò vedere sempre da vicino, vi farò vedere. Mentre il fondotinta che sto utilizzando in questo periodo, perché è molto leggero e mi sta piacendo veramente molto, lo metto insieme a questo, è questo qua della Deborah, ed Hydra Foundation Face Perfect, che è un fondotinta idratante pelle vellutata e ha un'azione antiossidante con un complesso multivitaminico e un fattore protezione 15. Io ho il colore Firehouse Beige, è questo qui. Mi sto trovando veramente benissimo con questi due prodotti insieme, perché questo l'ho preso ma è leggermente troppo chiaro, perché poi adesso ho fatto qualche giorno al mare, quindi fortunatamente ho preso un po' di colorito, e quindi lo mischio insieme, e viene veramente una texture fantastica e il colore perfetto per me. Poi ho preso questo dell'Astra sul color e ho preso questo bel bianco perlato, e ovviamente vi farò vedere dopo le foto. Dell'Avon ho preso questo fondotinta perché volevo, visto che comunque la mia zona intorno agli occhi è particolarmente secca, adesso con il caldo, con quello della MAC mi viene troppo, siccome quello della MAC è troppo pesante per questo periodo, mi serviva un ombretto liquido e ho voluto provare questo qua dell'Avon,
che ha il classico applicatore tipo lip gloss e è veramente buono perché è leggero, ma comunque ha un effetto coprente per le occhiaie e le piccole discromie intorno agli occhi. Buonissimo. Ah, mi sono scordata anche della Bottega Verde e anche questo lip gloss, lo Shiny Lip Gloss con burro di mango e vitamina E. Il colore è perla. Poi dell'Essence invece ho preso questo blush e lo sto usando tantissimo perché mi piace. E ha un effetto sfumato che va da un rosa a un arancione, sempre più delicato. Infatti io in questo periodo sto usando la parte un po' più chiara. Ma è veramente molto bello perché poi ha qualche micro glitter e quindi rende tutto un po' luminoso, adatto in questo periodo d'estate. Buonissimo. E sempre dell'Essence ho preso questo ombrettino qui, Wet and Dry Eyeshadow, e è il numero 3. Comunque anche questo è carinissimo perché ha un colore naturale, ha sempre un po' di micro glitter e poi ancora non l'ho provato bagnato, ma asciutto, è molto molto pigmentato. E sempre dell'Essence questo smaltino che applico sopra gli altri smalti, e sono questi pagliettuzze, dei glitterini che vanno dal rosa chiaro al viola, e è molto molto carino. E più ho comprato 5 smaltini di tipo, questo che è il colore che porto e è il 531, è questo verde che dà un effetto metallico, sempre con micro glitter argentati, dorati, insomma, bellissimo. Sempre il stesso effetto con il micro glitter, questo che è il 469, ma è un avorio, un color marroncino avorio. Questo con l'abbronzatura anche, che è veramente veramente bello. Questo che è della Lavinia, che è un rosa pesca, sempre, che si può alternare benissimo con il blush dell'Essence. Questo qui che dà un effetto celeste verde a seconda della luce, e è il 527. E quest'altro che è come il primo che vi ho fatto vedere, quello che porto, è il 502, però con questo bellissimo rosa, tutti i colori molto belli estivi. E poi quando li ho comprati io stavano in offerta a 1,99€, quindi ne è valsa la pena. Quindi niente, il video finisce qua e mi raccomando, vi ricordo il link per acquistare i prodotti della My Beauty Box e spero che in qualche modo vi sia stato utile questo video, se magari se cercavate qualche prodotto in particolare, e spero di esservi stata in aiuto per questo. Io vi straconsiglio lo shampoo, ragazzi, è favoloso. E niente, il video finisce qua e noi ci vediamo al prossimo. Un bacio, ciao ragazzi, al prossimo video.